Oggi il paradiso gusta la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Sperano le loro prime pedalate gli atleti della categoria G6, ultima gara in programma per questo 14esimo trofeo comune di Calcinato, 11esimo trofeo in Balline. In questa soleggiata domenica 14 luglio a Calcinatello saranno 14 giri che questi atleti dovranno percorrere prima di concludere la propria fatica, quindi circa 16 km di gara per loro. Anche in questo caso partenza piuttosto controllata per gli atleti della categoria G6, il gruppo si mantiene sostanzialmente compatto nelle prime fasi di gara, anche se nelle retrovie vediamo già i primi cedimenti dovuti anche al gran caldo che caratterizza questa domenica 14 luglio. Ricordiamo che il circuito di Calcinatello non è completamente pianeggiante, ha un leggero strappo a metà circuito subito dopo una curva secca, quindi bisogna anche rilanciare la velocità e questo con un numero elevato di giri si può far sentire nelle gambe. Ovviamente tutto ciò deve essere corredato dagli atleti che hanno voglia di far fatica e che facciano una corsa ad andatura elevata. Oltre le nostre suole, muovi il passo, tieni il tempo, gira come gira il vento. Passano i giri, passano i chilometri, ma la situazione sostanzialmente non cambia, il gruppo continua a rimanere compatto, l'andatura non è particolarmente elevata, non ci resta che attendere le fasi finali di gara, vedere se avremo una sorpresa sul rettilineo finale o se anche in questo caso ci dovremo aspettare una volata a ranghi compatti. Il pilotone compatto entra dall'ultima curva per giocarsi la vittoria con un bellissimo testa a testa dove nel finale la spunta Saverio Leuzzi davanti a Francesco Baruzzi e Matteo Baldini. Leggiamo la classifica finale, quinta posizione per Marco Loda della Camignone, quarto Sebastiano Tavelli della Nuvolera, terzo Matteo Baldini della Osio Sotto, secondo Francesco Baruzzi della Mazzano e vincitore il suo compagno di squadra Saverio Leuzzi. Tra le ragazze, terza Clea Colasi della Nuvolento, seconda Desiree Bani della Otelli e vince al femminile la categoria G6 Rebecca Luciani della Freccia Rossa.